Ciao, primavera, tempo di rimettersi in forma, tempo di integratori. Ed io mi sono ridotta a dover integrare nella mia vita almeno quattro integratori diversi. Vediamo come questo è potuto succedere e parliamo un po' di integratori. Mi presento, mi chiamo Maria Luisa, questo è il mio canale, un canale nel quale parlo di ciò che mi appassiona, skincare, makeup, viaggi, lifestyle e minimalismo. Oggi però non c'è nulla di minimalista in quello che sto dicendo, perché parlerò di integratori. Il tema degli integratori è sempre un po' controverso, perché in realtà se si seguisse una dieta ben bilanciata non ce ne dovrebbe essere bisogno. Nella realtà dei fatti non è facilissimo avere una dieta bilanciata, perché c'è sempre qualche oligominerale che manca, qualche vitamina che manca, oppure ci possono essere delle condizioni di salute per le quali si ha particolarmente bisogno di un certo gruppo di vitamine o di minerali. È per questi motivi che si ricorre agli integratori. Però non è facile capire se un integratore funziona, quanto funziona. E sicuramente le varie case farmaceutiche e i produttori non aiutano scrivendo come è corretto, come è giusto che sia a norma di legge. Scrivono insomma sulle confezioni che possono aiutare, possono coadiuvare, possono favorire, ma certamente non possono garantire dei risultati. Io non ho mai usato integratori, ma la scorsa estate, come ho raccontato in dei video passati, mi sono ritrovata in un albergo in Germania e al momento della colazione ho notato per la prima volta nella mia vita, e appunto mi sono anche chiesta quanto questo sia legale. Mi chiedo cioè se in Italia sarebbe legale offrire ai propri ospiti degli integratori. Lì c'era un angoletto con tantissimi integratori e questa cosa mi aveva colpito. Girando poi in vacanza a Berlino, mi sono entrata in uno store, in un negozio, e lì ho trovato a 50 centesimi gli stessi integratori che usavo la mattina. Ne ho comprato 12 bocce, vasetti, boccettine, flaconi, e me ne sono rimasti solo 3, li ho già mostrati. A 50 centesimi ciascuno, erano scontati oltre il 70%, mi è sembrato un buon affare. In Italia gli integratori hanno veramente dei prezzi vergognosi. Questa marca è la Mivolis del gruppo DM. Avevo acquistato multiminerali, multivitamine, vitamina C, cos'altro ancora? Ferro e vitamina, insomma, me ne sono rimasti solo 3 flaconi e ciascuno contiene 20 tavolette, quindi io avevo calcolato che sarei dovuto arrivare fino a marzo. Nella realtà dei fatti, poi io collaboro da molti anni con il canale di vendite QVC Italia e quindi un po' di mesi fa mi hanno mandato degli integratori da recensire. In quel caso si trattava di orsetti gommosi a base di vitamina C, infatti in quell'occasione ho stoppato la mia vitamina C tedesca e delle pillole di collagene per circa un mese. Io non ho avuto effetti collaterali, diciamo, e ho avuto la forte impressione che veramente avesse avuto un buon impatto sia sulla pelle, sia sui capelli che sulle unghie. Effettivamente in quel periodo avevo delle unghie stupende, non si può più dire così perché adesso sono tutte rovinate, molli, quindi qualche problema c'è. Ebbene, qualche settimana fa ho avuto il piacere di essere nuovamente selezionata per, sempre da QVC Italia, per recensire un kit che verrà messo in vendita a fine marzo. In questo caso si tratta della marca Colpropur, prodotta in Spagna, già molto amata e molto utilizzata. Nel pacchetto che mi è stato inviato ho trovato una crema da applicare sul corpo, soprattutto in caso di contratture muscolari e di problemi di articolazione. Non l'ho ancora usato, l'ho data a mia figlia che l'ha trovata ottima e a base di mentolo perché lei pratica pallavolo.
a livello amatoriale in una squadretta, ma insomma. Io però conto di riprendere a fare sport al più presto possibile, quindi la userò anch'io. Invece, io ho riparato questo prodotto che sto già prendendo da 4 giorni, Colpropur Lady. Non poteva arrivare in un momento migliore. Vediamo esattamente di cosa si tratta e perché ne sento il bisogno. Premetto subito che, come sempre, la mia è una recensione reale. Non c'è al momento nessuna recensione perché, ripeto, è soltanto da 4 giorni che lo sto usando, quindi non c'è molto che io possa dire. Era da un po' che pensavo però di dover prendere qualcosa. Ho 49 anni, fra un po' di mesi ne compirò 50, non sono ancora in menopausa, ma ho l'impressione che mi ci sto avvicinando. Ho accennato in uno dei video più recenti che questo non è un buon motivo, un momento per me. Effettivamente sono parecchio triste, mi capita anche di piangere. Non so perché, perché non è successo niente di particolarmente catastrofico nella mia vita che già non conoscessi. Ti ricordo che questo è il canale di una donna che è vedova e che vuole con i suoi video tenere compagnia, magari ispirare, magari far capire che comunque si può continuare a vivere anche dopo un lutto così grave, senza appoggiarsi a un altro uomo, ma soltanto sulle proprie forze. Quindi mi sento triste. Ho l'impressione poi che i miei capelli sono più indeboliti, la mia pelle mi appare con meno tono. Infatti, ho fatto tutta una serie di video in cui ho dimostrato che da quel fronte sto cercando di rimediare utilizzando il New Face, utilizzando una skincare specifica per macchie, per perdita di tono, ma credo anche nel valore degli integratori. Anche se non posso fare a meno di ricordare che ci sono parecchi studi e video nei quali appunto si dice che insomma il collagene. Insomma, assumere collagene forse non fa sta grande differenza. Di che cosa si tratta? È un integratore di collagene, ossa, pelle, articolazioni, unghie, capelli. Ha un profumo gradevolissimo di pesca. È una polverina, bisogna scioglierne un misurino. Io inizialmente nei primi 2 giorni lo mettevo direttamente con l'acqua fredda, ma vedevo che si scioglieva male. Ho fatto un po' di ricerche, è più consigliabile acqua tiepida. Vedremo alla fine dei 25 giorni, perché in questo barattolo c'è un contenuto per 25 giorni. Quando verrà presentato dovrò fare una recensione e spero sarà la più veritiera possibile, spero di avere dei risultati. Non ce ne sono in negativo, sicuramente non sto avendo nessuna particolare problematica. Spero di avere dei risultati da poter dare o non risultati. Vedremo. Se mi piacerà, potrei anche pensare di riacquistarlo. Ho letto la recensione di molte donne che ne sono in realtà soddisfattissime. Ora passiamo a quello che mi è arrivato ieri per posta. Quella che segue è una mia riflessione. Non è sponsorizzata, non sono pagata per farlo. È un prodotto che volevo acquistare già da un po' di tempo. Sto parlando di XLS Medical 7 Forte in pastiglie. E l'ho acquistato da Farmacia Igea perché in una delle tante pubblicità che mi hanno mandato sulla mia posta ho notato che non soltanto questo prodotto era fino inizialmente era al 3 marzo, poi l'hanno adesso allungato fino al 10 marzo. Non soltanto si presentava scontato perché il suo prezzo è 114 euro, si presentava a 91 euro, ma si presentava con questo regalo un barattolo di sostituti del pasto. Ci sono qua dentro contenuti sotto forma di polverina 10 pasti. Andiamo con ordine. Mi voglio rimettere in forma. Perché? Beh, i motivi sono i più svariati. Intanto, come già sottolineato più volte, questo compleanno che tanto mi angoscia, i miei 50 anni, vorrei arrivare in forma. Anzi, mi pento un po' perché avevo il desiderio di iniziare una grandissima dieta già a settembre, poi a gennaio, insomma, è arrivato il momento. Un'altra motivazione molto forte è che
Ho un guardaroba di abiti molto belli, quelli della mia vita passata. Voi vedete soltanto il mio viso. Diciamo che non, il mio corpo non è più quello di un tempo. Indosso la 46, anche la 48. Io che avevo sempre indossato la 42 fino a pochi anni fa. Devo dire che comunque la nascita di mia figlia ormai 14 anni fa ha veramente rovinato totalmente la linea del mio corpo. Solo di recente ho capito di soffrire di astma. È una condizione che riguarda moltissime donne, soprattutto quelle che hanno subito un cesareo come ho subito io, e soprattutto le donne che come me hanno avuto una bimbona di quasi 5 kg. La mia linea ne è risultata totalmente distrutta e non ho più un punto vita. E niente, poi ovviamente mi rendo conto che anche il cortisone, questo stress dell'ormone, questo ormone dello stress contribuisce moltissimo nelle fasi particolarmente felici, rare fasi particolarmente felici di questi 10 anni di vedovanza. Devo dire che mi sono sempre accorta di dimagrire da sola, perdere da sola tanti tanti chili. Ovviamente non escludo che forse perché ero così impegnata a fare cose che non mangiucchiavo. Qual è il mio problema? Il mio problema è sicuramente non fare abbastanza attività fisica. Infatti, nei momenti nei quali riprendo a fare attività fisica, io dimagrisco. Ho una cucina molto buona, molto varia, non particolarmente grassa, anzi spesso anche vegana. Però mi sono accorta pian piano di aver aumentato il numero degli snack, degli snack. Sono sempre snack sani, però non vanno sottovalutati. Una mela, fra 2 ore, un'altra mela, un pugnetto di mandorle. Insomma, sono tanti gli snack, per quanto siano sani, sono troppi. Quindi, ricapitolando, desidero dimagrire perché voglio arrivare in forma al mio compleanno. Desidero dimagrire perché voglio recuperare il mio stupendo guardaroba. Questa mattina mia figlia ha indossato un mio paio di pantaloni neri bellissimi e quindi effettivamente per me si tratterebbe di un grande risparmio. E tre, lo voglio fare perché sono sicura che è importante prepararsi bene alla terza età e non è qualcosa che si improvvisa. Sono tanto orgogliosa della mia pelle, ma non è una pelle che ho improvvisato da un giorno all'altro, è il frutto di oltre 20 anni di cura maniacale. Allo stesso modo, se voglio arrivare alla terza età e viverla come dico io, ossia viaggiando in giro per il mondo, vivendo in varie nazioni, una terza età attiva, allora devo già prepararmela da ora. E quindi è assolutamente essenziale che io dimagrisca. Le mie analisi del sangue sono perfette, ripeto. Ho una buona alimentazione, però faccio troppa poca attività fisica e devo eliminare sicuramente questa tendenza a mangiucchiare. Anche se una nutrizionista molti anni fa mi ha chiaramente detto che quello che noi mettiamo in bocca non è mai casuale, il nostro corpo ci parla e quindi forse ci sta comunicando che ci mancano dei minerali, ci mancano delle vitamine. Non è mai un caso se abbiamo certi tipi di voglie. Ad esempio, io negli anni non ho più cercato cibi dolci. Un tempo ero veramente molto golosa quando ero ragazza ed ero magra. Ero molto golosa. Non mi piacciono più i cibi dolci, resisto tranquillamente. Il mio corpo ha bisogno di cibi salati. Credo che il mio corpo mi stia dicendo qualcosa, che forse ho qualche carenza di qualche gruppo di vitamine. Come funziona XLS Medical? Dunque, in questo pacchetto ci sono 180 capsule, vanno prese immediatamente dopo i pasti, 3 pasti principali, anche se si salta vanno presi, contengono un principio, l'ocronol, che cattura i grassi, non li fa assimilare al corpo e vengono quindi espulsi. E quindi questo meccanismo dovrebbe portare a intaccare i vari accumuli di grasso che abbiamo nel corpo.
Dura un mese, però ovviamente sono conscia che solo un mese non può bastare. Infatti, se dovessi avere dei buoni risultati, desidero acquistare immediatamente un altro pacchetto, sempre su Farmacie IGEA, prima che scada questa offerta, perché è molto interessante. In questo barattolo, invece, alla profumazione di vaniglia e lime, ci sono 10 sostituti del pasto, 4 misurini, profumo buonissimo. Il profumo è buonissimo. Io l'ho sciolto in latte d'avena perché ho molti anni che non prendo più il latte normale, latte d'avena, 4 misurini. L'ho shakerato con uno shake che avevo a casa e questo è stato la mia cena di ieri. Credo che voglio usarlo in maniera intensiva per circa 4-5 giorni, per fare una pausa di un giorno, vediamo come usarlo. Questa mattina mi sono svegliata più sgonfia, i jeans che ho addosso mi stanno leggermente più lenti, la magliettina non tira affatto sulla pancia, sto morendo dalla fame e quindi vediamo. Non è finita qui però, XLS Medical, che fra l'altro, cosa molto importante, è il costo sostenuto per acquistarlo è assolutamente detraibile dalle tasse, questo è molto interessante. Io sono molto attenta a queste cose, quindi potrò detrarlo dalle tasse. Ti offre un sistema, un servizio completo. Scannerizzando questo QR code e inserendo il codice che si trova al suo interno, si ha accesso ad una piattaforma per un mese. In questa piattaforma si trovano tutta una serie di articoli motivazionali e scientifici per aiutare in questo percorso. Una serie di ricette, ma sono ricette anche un po'. No, non lo so, ho dato un'occhiata, va bene, vediamo se trovo qualcosa di interessante, ma non ho voglia di spadellare troppo, perché effettivamente se vivi con qualcun altro, io vivo con mia figlia, non voglio imbarcarmi in una ricetta golosa, ma con poche calorie, perché comunque devo comunque cucinare anche per mia figlia, insomma, non voglio imbarcarmi e cucinare mille cose, quindi vediamo come organizzerò la mia dieta. E poi tutta una serie di video divisi per fasce muscolari e per tre livelli di intensità: lieve, moderato e intenso. Non è finito qui. Si ha diritto a due sessioni con un coach. Che ascolta le tue esigenze, si legge la scheda che siamo stati invitati a precompilare e quindi ti invia poi un piano alimentare e una serie di nudges, cioè di trucchi da attuare, di step da attuare ogni giorno. Dopo 15 giorni si ha diritto ad una seconda sessione e quindi per fare un po' il punto di situazione, eventualmente aggiustare delle cosine. Ed io fra meno di 10 minuti ho il primo appuntamento, quindi sto stoppando qui e poi riprenderò questa registrazione subito dopo aver parlato con la coach. Vi farò sapere le mie impressioni. A dopo. Allora, sono le 11:51 e la mia sessione si è appena completata e quindi voglio subito registrare le mie impressioni a caldo. Come un po' mi aspettavo, Chiara, la mia coach, non si è permessa di darmi delle indicazioni come potrebbe fare, come sarebbe titolato a fare un dietologo, un nutrizionista, insomma, lei è soltanto una coach, e mi ha detto che mi manderà un piano alimentare dove purtroppo, mi avrebbe fatto comodo, non troverò grammi, ma troverò delle indicazioni. Certo, bisogna anche un po' andare a senso logico. Quindi un piano nel quale ci sono sette diverse colazioni, fra le quali posso scegliere liberamente, due diversi snack a metà mattina e a metà pomeriggio, e poi a pranzo e a cena troverò delle ricette, alcune intuitive, altre invece da pescare all'interno del grandissimo serbatoio di ricette che c'è in questa piattaforma, alla quale, ripeto, si ha accesso soltanto se compri però un pacchetto di pillole o di bustine XLS Medical, e quindi sono piatti completi, piatti nei quali si trova metà
Metà porzione è rappresentata da un contorno di verdure, un quarto carboidrati e un quarto proteine. E quindi vabbè, ci imbarchiamo in questa avventura e con molta onestà facciamo così. Vi darò ogni tanto dei ragguagli. Mi vergogno di dirvi il mio paese attuale. E diciamo che con molta onestà vi racconterò pian piano come vanno le cose. E quindi va bene, mi aspetteranno delle settimane, dei mesi un po' duri, ma spero che sarà tutto ripagato. Questo mio impegno anche economico, perché ripeto, costa parecchio XLS Medical, anche se però devo dire che su internet molte farmacie lo vendono anche a 67 o anche a 72-74 euro, insomma, secondo me spulciando un po' su siti però assolutamente affidabili, si possono spuntare degli ottimi prezzi. A me non è dispiaciuto questa combinazione appunto con il sostituto del pasto, sostituto che mi ha raccontato Chiara andrebbe eventualmente usato non tanto come una costante, perché effettivamente ti lascia sempre un po' insoddisfatta questi drink. Sì, sul momento insomma ti liberi un po', però poi il piacere di masticare il cibo proprio viene meno. Quindi andrebbe usato in quell'occasione nel quale non si ha tempo, non si ha voglia di cucinare, ma non come una costante. Quindi, ripeto, vi terrò aggiornati e ci sentiamo presto con un altro dei miei video. Ciao, buona giornata a tutti.